ora farà le operazioni, le classiche operazioni di rito per capire chi batterà al calcio inizio, a chi andrà al pallone e a chi andrà al campo per iniziare. Intanto l'Arda giocherà con il completo rosso, mentre Florida con il completo giallo e pantaloncino nero. Un saluto anche al pubblico questa splendida giornata per assistere a questa importante partita. Lancio lungo del portiere del Nuova Florida, ancora però Mugnaini alla conquista del pallone e poi Angione in possesso della sfera. Angione lascia il pallone al suo compagno di squadra più vicino, poi c'è il bomber avanza con la palla tra i piedi, cambia il fronte di gioco subito, occasione alla parata del portiere. Pallone poi c'è il numero 5 che avanza sulla fascia, copertura da parte di Bernardini, era Ceci, era scappato sulla fascia, c'era la copertura, palla per Bernardini, riesce a eludere il pressing avversario, Bernardini avanza sulla fascia, ancora Bernardini il numero 10, riesce ad avanzare, Bernardini, palla per il numero 12, ancora Bernardini, poi la palla rimane lì e c'è il gol da parte di Michael Angione, 1-0 per l'Ardea. C'è Nicola, c'era il bomber in agguato, non gli arriva il pallone, ora c'è Barbarisi, numero 21 alla battuta, laterale per Barbarisi, mette questo pallone in mezzo, palla intercettata ancora Barbarisi, lancio per il bomber, occasionissima il palo, ancora la conclusione, la parata del portiere. Florida, Cimini alla battuta, anzi no, lascia la battuta poi alla numero 8 Biamonte, poi riparte l'Ardea, contropiede fermato dall'uscita preventiva del portiere. Barbarisi in possesso della sfera, cerca di saltare l'avversario con le finte, allunga la falcata a Barbarisi, c'è in mezzo il numero 14, lo stop di Carletti e poi c'è il gol da parte di Carletti. Angione la battuta, si avvicina anche Bernardini, ora lascia la battuta al capitano Bernardini, sistema il pallone all'interno della lunetta, poi c'è Barbarisi la conclusione e trova il palo. Biamonte alla battuta di questo calcio di rigore, parte Biamonte, la conclusione e il gol da parte del Nuova Florida, corcio alle distanze 2-1, non riesce poi a far concludere questo 1-2 con Biamonte. Sportoletti, laterale ancora fuori il Nuova Florida, palla per Ceci, cioè va a contrasto con il numero 10, poi ancora il numero 8 in possesso della sfera, poi si muove sulla fascia Spadano riesce a penetrare, poi palla per Ceci, poi c'è il bomber che si muove sulla fascia opposta, stoppa questo pallone, il bomber la finta, il bomber l'occasione e il gol da parte del bomber, il numero 9 della squadra, trova il gol del 3-1. Aveva chiesto questo pallone corto, quindi ora riparte Mugnaini. Lancio lungo di Mugnaini per Barbarisi che è girato di spalle, c'è il pressing di Usai, ancora Barbarisi cerca di avanzare sulla fascia, Usai poi conquista questo pallone, ancora però il pressing da parte di Bernardini, poi si appoggia dietro al Filippini, Usai, c'è il pressing da parte di Giannicola, ancora Giannicola tutta sulle mani di rigore, il gol da parte del numero 16 grazie anche all'assistenza del bomber e si muove in profondità. C'è anche l'uscita preventiva da parte di Filippini, poi c'è questo fallo, Biamonte si occupa della battuta, Biamonte riparte da Spadano, ancora Biamonte stoppa questo pallone, c'è il pressing da parte di Barbarisi, Biamonte stoppa la palla con la sola, poi si gira, cerca questa verticale, Ceci si muove all'interno dell'area di rigore in un fazzoletto, colpo di tacco di Ceci che in un fazzoletto riesce a trovare il gol del 4-2. Duplice fischio del direttore di gara. Ardea 4, Nuova Florida 2. Finisce qui il primo tempo della partita. Battuto questo calcio di punizione. Palla per Cennicola! Occasione, ma la grande parata del portiere. Accorcia le distanze il Florida 4-2. Da ripetere questo laterale. Galasso alla battuta. Barbarisi, palla verticale, c'è la copertura della difesa, ora riesce a uscire la difesa del Nuova Florida e c'è il gol
da parte del numero 8, in particolare Biamonte. Barbarisi, anzi Angione in possesso della sfera, mette palla per il bomber è girato di spalle, si deve appoggiare dietro, Angione fa da sponda, conclusione di Angione. Palla, poi c'è il bomber mette palla per il numero 21, la conclusione e c'è il gol da parte di Barbarisi. Ancora laterale, Angione, la conclusione, la grande parata del portiere, occasionissima, con il capitano che riesce a difendere la porta del suo estremo difensore. Sportoletti si occupa della battuta di questo calcio d'angolo, sistema il pallone all'interno della lunetta. Sportoletti, il velo da parte di Cimini, Ceci, la conclusione, la palla carambola addosso al giocatore del Ardea. Poi c'è Barbarisi che si muove sulla fascia, Barbarisi, la conclusione che trova il palo. Barbarisi si incarica della battuta. Palla per il bomber, stoppa questo pallone con il petto, il bomber si muove all'interno dell'area di rigore, poi palla per Cennicola di tacco per il bomber, stoppa questa palla con la suola, fa da sponda e per il gol di Barbarisi. Mugnaini si incarica ora della battuta, lancio lungo di Mugnaini per il bomber, la conclusione, il palo, ancora il bomber è in agguato. Finisce la partita, è finita qua, la riuscita a vincere 6-4.